Patti che ha accettato di tenere questa lezione che chiuderà alle 12.15 e credo che lo conosciate tutti. Beh, grazie. Dirige il laboratorio all'MIT di Boston. Grazie, grazie a tutti, un piacere essere qua con voi oggi a Roma, grazie Italia Decide per l'invito. Le slide, esatto, ma quello che volevo fare è condividere con voi un po' dei lavori che facciamo nel campo digitale e città. E li facciamo sia con un centro di Boston, dell'MIT, dove sono professore, si chiama Sensible City Lab, sia nel nostro ufficio di progettazione che si chiama Carlo Ratti Associati. Volevo iniziare con questa immagine. Con questa immagine non per la Ferrari ieri nel Gran Premio, ma per un motivo importante. È un'analogia con quello che sta succedendo nell'ambito della città. 10-15 anni fa, per vincere una gara di Formula 1 era necessaria una buona infrastruttura fisica, è necessaria una buona macchina, è necessario avere un pilota in gamba. Oggi, per lo stesso Gran Premio, è necessaria anche un'infrastruttura digitale. Un'infrastruttura di questo tipo, fatta di migliaia di sensori sulla macchina, che raccolgono informazioni, le mandano a quei computer dove sono analizzate, sono processate e dove vengono prese decisioni in tempo reale. In altri termini è quello che come ingegneri o come architetti chiameremmo un real-time control system, un sistema di controllo in tempo reale, basato su due componenti, sensing ed actuating. Sensing è quello che facciamo anche noi quando ci incontriamo, sensing raccogliere informazioni gli uni dagli altri e actuating rispondere a quelle informazioni. Beh, oggi quello che sta succedendo nelle nostre città e nei nostri edifici è molto simile a quello che abbiamo visto in quella macchina di Formula 1. È il mondo digitale che converge verso il mondo fisico, il mondo degli atomi insieme al mondo dei bit, con noi nel mezzo. Faccio un esempio, l'abbiamo sentito prima all'inizio su quanto è cambiato il mondo dall'inizio delle comunicazioni mobili cellulari. Beh, se vedete qui su questa immagine, vedete la progressione delle connessioni cellulari nel pianeta dall'inizio. E oggi può sembrare strano, ma solo 30 anni fa, 40 anni fa, non avevamo telefoni cellulari. Il primo sistema, il primo cell phone network completamente pubblico è stato creato in Giappone da NTT nel 79, poi 20 anni per raggiungere 1 miliardo di connessioni, poi 2, 3, 4, 5, 6 miliardi di connessioni. Potete dire, beh, siamo 7 miliardi sul pianeta, quanto più può crescere questa curva? Secondo Ericsson siamo solo lì e nel 2020 saremo 50 miliardi. Beh, come può essere? Saremmo tutti con 17 iPhones in tasca? No, siamo partiti collegando persone con persone e poi persone con cose, con dati, persone con macchine, con dati e sempre di più cose che parlano con altre cose. Internet of Things, M2M, Machine to Machine, cose che parlano con altre cose. Come se ogni atomo del mondo esterno stesse diventando sia un sensore sia un attuatore. Beh, e questo ha molte conseguenze, di cui una molto importante discussa nel rapporto è quella dei dati. Questo produce big data, grandi quantità di dati. Questa è una stima di Eric Smith, che era l'amministratore delegato di Google. Se voi prendete tutti i dati prodotti dall'umanità dall'inizio della nostra storia, al 2003, sono uguali a quelli che oggi produciamo in 24-48 ore. La qualità non è la stessa. Nella prima quantità, nei primi dati voi avete tutto. Avete la Divina Commedia, avete Petrarca, insomma, non è la stessa qualità, non abbiamo un Dante ogni fine settimana, però la mole di dati è esattamente la stessa. C'è un'altra definizione che mi piace, che è di un collega, Mike Batty, a University College in London. E Mike dice, big data è tutto quello che non potete far stare in un foglio Excel. E questa definizione in realtà è anche profonda, perché quando avete big data, grandi dati, dovete usare nuovi strumenti per analizzarli, solo per salvarli, per analizzarli, per visualizzarli, non potete farlo con gli strumenti tradizionali. Beh, allora quello che voglio fare con voi oggi, molto in fretta, è vedere qualche esempio di big data, di dati appunto che oggi possiamo raccogliere nella città e che ci aiutano a progettarla meglio. Il primo tipo di dati, i dati che potremmo chiamare opportunistic, che sono raccolti per un motivo, ma noi possiamo usarli per un altro motivo. E volevo partire con un progetto che ormai è un progetto un po' vecchio, è uno dei primi progetti che abbiamo fatto del 2006, volevo farvelo vedere perché abbiamo fatto proprio a Roma. Nel 2006 per la prima volta nel mondo abbiamo fatto un esperimento prendendo dati in tempo reale dalla rete di telecomunicazione per capire come funziona la città. In questo caso fummo fortunati nel 2006 perché nel 2006 capitò qualcosa di particolare. Qualche idea?
Beh, insomma, fu l'anno della Coppa del Mondo. E guardate cosa capitò il giorno della finale dei mondiali a Roma, utilizzando dati della rete Telecom. In questo caso non era mai stato testato un sistema simile, questo è before the match, prima della partita. Vedete la mattina, vedete Roma, il Colosseo, le persone che si spostano in città di qua e di là. E il pomeriggio adesso, sempre before the match. Inizia la partita, silenzio, non parla più nessuno. Segna la Francia, segna l'Italia. Metà tempo la gente chiama e fa, va in bagno, e poi il secondo tempo, i primi supplementari, i secondi supplementari, la testata di Zidane e finalmente vince l'Italia. Beh, quella sera poi vedete tutti vanno a festeggiare in città nel centro, il giorno successivo di nuovo il team vincitore che ritorna a Roma e va in centro a incontrare il Presidente del Consiglio e a fine serata, a fine giornata, vedete al Circo Massimo un grande picco, tutti si spostano per celebrarli. Appunto c'è l'idea che oggi possiamo capire una città in questo modo, come abbiamo visto prima, in questo caso, questo è un progetto che era al MoMA, il Museo d'Arte Moderna di New York, fatto da Pedro Cruz nel nostro laboratorio di Boston, mappando Lisbona utilizzando i dati dei taxi. E quando avete questi dati, se li analizzate, potete fare cose interessanti. Sono gli stessi dati che avete qua, sono i dati dei taxi, ogni puntino è un pick up o drop off, qualcuno che sale su un taxi o che scende da un taxi. Quello che vedete qua è New York, è l'aeroporto, poi zoomate fuori, vedete Manhattan e tutti i borough attorno, e allora poi potete chiedervi, beh, cosa succederebbe se le persone potessero condividere uno spostamento? Se due persone, entrambi che vanno nella stessa direzione o che condividono un tratto di strada, potessero prendere lo stesso taxi? Beh, se e volete rispondere a questa domanda matematicamente, di nuovo, big data richiede a volte tecniche nuove. In questo caso abbiamo usato un sistema basato su network science, sull'analisi dei grafi, per cercare di rispondere. Beh, quello che trovate è sorprendente. A New York voi potreste tagliare il 40% dell'infrastruttura e sempre portare tutti a destinazione esattamente quando devono essere a destinazione. I primi risultati di questo lavoro, pubblicato qualche mese fa, i primi risultati vennero fuori 3 anni fa, furono i risultati che arrivarono sul tavolo di Uber. Uber ci contattò, iniziamo a lavorare insieme e come sapete Uberpool permette esattamente questo. Uberpool che oggi a San Francisco permette è circa la metà della mobilità urbana, la metà Uberpool rispetto a Uber in totale, ecco, vi permette proprio di condividere un viaggio e in questo modo di togliere una macchina dalla strada. Qua vedete le curve che vi danno i risultati dell'analisi. Beh, se voi pensate poi a fra qualche anno ci saranno altri cambiamenti interessanti. Self-driving è una realtà. Self-driving non è un sogno, le macchine che si guidano da sole sono, mentre noi stiamo parlando qui, ce ne sono a migliaia, negli Stati Uniti e in giro per altri paesi del mondo. Ma l'aspetto interessante di una macchina che si guida da sola non è il fatto che non dovete tenere le mani sul volante. Questo è quasi l'aspetto secondario. L'aspetto interessante è che una macchina che si guida da sola vi dà un passaggio al mattino quando andate in ufficio e poi può dare un passaggio a qualcun altro nella vostra famiglia, oppure a chiunque altro nella vostra città. Questo vuol dire che togliete la distinzione tra trasporto pubblico e privato. Voi mettete insieme le due cose, l'aspetto di prima, la condivisione legata al viaggio con la condivisione del veicolo, e voi potenzialmente potete avere una città come New York, come Singapore, come Roma, come Milano, in cui portate tutti a destinazione, quando devono essere a destinazione, ma col 20% dei veicoli che ci sono. Immaginate come sarebbe diversa Roma se tirassimo via 8 macchine su 10. Beh, poi fra qualche anno, quando tutte le macchine saranno self-driving, si guideranno da sole, altre cose potrebbero cambiare. Conosciamo questo è un ben noto semaforo, e i semafori sono arrivati sulle nostre strade quando le macchine sono arrivate sulle nostre strade. Però se immaginate un sistema intelligente in cui le macchine sanno dove si trovano e si spostano, beh, non avete più bisogno di sistemi di questo tipo, potete immaginare degli incroci fatti così. Non provate ancora. Ho fatto una presentazione a Napoli qualche mese fa e mi hanno detto, beh, che c'è di nuovo? allora, immaginate questo di nuovo matematicamente è un sistema molto interessante da studiare. Andate, tra l'altro c'è un articolo scientifico che è uscito proprio ieri, che abbiamo pubblicato ieri qui, che adesso viene commentato, su questi risultati. E qui vedete un lavoro che abbiamo fatto a Singapore. Vedete le macchine che arrivano in un incrocio, un vero incrocio di Singapore. Sono lo stesso numero di macchine a sinistra e a destra, però a sinistra vedete il sistema di semafori più intelligente che esiste oggi,
e a destra avete un sistema di slot, simile a quello degli aerei. E guardate la differenza, dopo solo qualche minuto, nel numero di, nelle code e nei ritardi, a sinistra rispetto a destra. Bene. Ma allora questo era per far vedere molto velocemente un po' di cosa si può fare con i dati. Quando abbiamo dei dati opportunistici raccolti per un motivo in città, li analizziamo, ma possiamo utilizzarli per trasformare diverse dinamiche urbane. Il secondo tipo di dati interessante sono i dati che tutti usiamo, che tutti produciamo ogni giorno. Tutti voi vedete un sacco di telefoni qua in sala, prendendo, twittando, prendendo foto, mettendoli in rete, sono user generated content, contenuti generati dagli utenti. Vorrei iniziare da questo progetto di nuovo di qualche anno fa, ad esempio prendendo le foto. Molte foto vanno su Flickr e voi potete pigliare queste foto per capire cosa succede nella città. Abbiamo iniziato in questo caso facendo un progetto con un giovane sindaco della città di Firenze, che oggi ha cambiato mestiere, e andando a vedere la Toscana, andando a vedere dove le persone prendono foto, scattano foto in Toscana, vedete Firenze nel centro, poi andando a zoomare dentro Firenze vedete alcuni dei monumenti, fino all'interno arrivate fino a capire con grana molto fine quali sono i punti visitati dai turisti. Se poi fate qualcosa di un po' più sofisticato, andate a leggere sulla foto, andate a leggere ogni file e nella foto andate a vedere la data in cui è stata, l'ora e la data in cui è stata scattata. Beh, se fate quello riuscite a creare dei percorsi, dei tragitti. Quello che vedete ad esempio qui sono gli americani e gli italiani mentre si spostano in Toscana. Adesso una domanda per voi, dove sono gli americani? A destra o a sinistra? Bisogna alzare la mano. Americani a sinistra? Chi vota? Alzate la mano. Spero che l'ufficio del protocollo ci permetta, ma insomma. Americani a sinistra, americani a destra? Ok, beh, americani a sinistra la maggioranza, è vero, gli americani sono a sinistra, siete americani, venite in Italia una volta ogni 10 anni, venite in Italia una volta nella vita, andate nelle città che sono su tutti i circuiti, ma siete italiani, siete state 1000 volte in alcune di quelle città, guardate com'è diverso andare a scoprire un piccolo paese, un piccolo villaggio, l'isola, andare nell'isola d'Elba dove su Flickr non ci sono americani e andare a cercare di leggere il territorio in modo diverso. Potete fare molte altre cose con questi dati, questo interessava molto ai nostri studenti, cercare di capire il miglior posto per andare a fare un party a Barcellona. E vedete, analizzando le immagini riuscite a individuarlo, sono persino riusciti ad avere un articolo scientifico pubblicato dimostrando una significativa correlazione tra inglesi e party nella città. E se poi volete potete andare anche a analizzare le foto di nuovo in modo più sofisticato, qua vedete il colore delle foto, diventa un modo per vedere come la siccità si sposta nel paese durante l'estate. Un modo oggi la siccità la misurate con delle centraline distribuite nel paese, se voi utilizzate questo riuscite in modo più semplice, più approssimato, ma anche a costo zero, a vedere come la siccità trasforma la Spagna all'interno dal gennaio fino alla fine dell'anno. Insomma, come tutti questi dati che oggi produciamo ci possono dire qualcosa della città, ma anche della società e di noi stessi. Ad esempio nel prossimo video vedete un lavoro che abbiamo appena fatto sui tweets, sui dati, sulle cose che vengono twittate, e ho scoperto una cosa interessante, se voi guardate la lunghezza dei tweets riuscite a capire lo stato di eccitazione del sistema. Più c'è un stato di eccitazione per qualcosa, per un certo evento, più cambia la forma proprio dell'uso del linguaggio nel twittare per quell'evento. Questo lo vedete in questo caso per quello che, analizzando appunto milioni e milioni di dati provenienti dal golf tournament negli Stati Uniti, e andando a vedere come cambiano a seconda del momento della giornata. E qua vedete in un secondo, vedete i tweet di varia lunghezza sull'asse X, fra un momento, i tweet più brevi alla base, i tweet più lunghi in alto, e vedete quando c'è un tournament, l'intensificazione, come cambia la lunghezza. Questo è il secondo giro e la cosa continua a ripetersi.
E ultima cosa, un ultimo, già solo un esempio di dati che invece possiamo raccogliere perché andiamo a distribuire dei sensori nella città. E questo è un campo appunto che sta crescendo in maniera esponenziale, sono sensori che possiamo distribuire, che usano poca energia e ci permettono di capire moltissime dimensioni dello spazio urbano o di quello che succede intorno a noi. Un esempio fra tanti, volevo chiudere con questo progetto, siamo partiti da quel computer che è lassù sulla scrivania. E oggi di quel computer voi sapete tutto. Ogni chip in quel computer sapete dove è stato prodotto, come si è spostato sul pianeta, fino a quando è diventato quella macchina. Oggi sappiamo tutto delle filiere che ci permettono di costruire qualcosa. Sappiamo tutto di quella che si chiama la supply chain mondiale. Però non sappiamo niente di cosa succede agli oggetti quando smettiamo di usarli. A volte l'elettronica finisce dove non dovrebbe finire, dall'Europa in Africa, dagli Stati Uniti in Asia, illegalmente. Allora, se deve stare, perché non sviluppare una piccola etichetta intelligente da mettere sui rifiuti? Un po' come quando andate dal medico e vi mettono un tracciante nel sangue per vedere cosa funziona e cosa non funziona all'interno del corpo, insomma, nella medicina nucleare. Come fare la stessa cosa alla scala di un'intera città? Beh, non abbiamo trovato nessuna etichetta pronta, intelligente, già pronta all'inizio, abbiamo dovuto costruirla, un po' come costruire un piccolo telefono cellulare in miniatura. Però questo telefono cellulare deve durare molti mesi e semplicemente calcolare la propria posizione e poi rispedirla indietro. Questo è stato il primo esperimento nella città di Seattle. 500 volontari sono arrivati con 3.000 rifiuti, abbiamo messo un'etichetta intelligente su tutti. Dopo averli etichettati abbiamo iniziato a seguirli. Qua vedete 3.000 oggetti. Il giorno in cui sono stati rilasciati nell'ambiente. Vedete alcune delle discariche vicino a Seattle. Ma poi una grande sorpresa. La lunghezza di alcune di queste tracce. A volte assolutamente caotiche. Guardate quella traccia che è andata a Chicago e poi è tornata in California. Spostandosi per migliaia e migliaia di chilometri su tutti gli Stati Uniti. Farewell Symphony, la sinfonia degli addii, ci sembra la musica giusta. Cosa fate con questo? Beh, se avete tutti questi dati, potete fare la prima cosa che potete fare, potete usare i dati e utilizzare questi dati per progettare un sistema più efficiente. Immaginate a quanta energia, alcuni degli articoli scientifici ben sviluppati, vedere l'energia che viene usata dal sistema. Quanta energia è sprecata oggi per creare tutti quegli spostamenti a caso negli Stati Uniti. Secondo aspetto molto importante di big data, come in questo caso, è che se lo condividete, come di cui si parla anche nel rapporto, se condividete questi dati con i cittadini, potete innescare dinamiche molto importanti di behavioral change, di cambio di comportamento, potenzialmente dinamiche virtuose. Faccio un esempio, cioè big data vuol dire che noi sappiamo di più cosa succede intorno a noi, conosciamo meglio le conseguenze delle nostre azioni e in questo modo appunto possiamo decidere di cambiare quello che facciamo. Un esempio fra tanti, alla fine del progetto alcuni dei volontari sono venuti da noi. Una ci ha detto, sapete, io bevo bottiglie d'acqua in bottiglie di plastica tutti i giorni. E poi buttavo via le bottiglie e non ci pensavo più. E oggi, dopo il progetto, so che alcune di quelle bottiglie vanno a qualche chilometro da casa, in una discarica, staranno lì per sempre, e quindi per questo ho smesso di bere acqua in bottiglie di plastica. Quindi l'idea è che big data, condiviso, può avere un grande impatto sulla società. La terza cosa che abbiamo scoperto è capitata più di recente. Ed è capitata quando un ladro è venuto nei nostri uffici a Boston. E questo poveretto ha rubato un sacco di cose, tra cui anche alcuni dei computer e delle etichette che ti dicono dove vanno a finire. E questo è quello che è successo.
Grazie. Grazie.